Questo sono io, Greg Heffley. Sono pigro, magro e non molto popolare con le ragazze a scuola. Non sono esattamente bello o carino, ma solo per adesso. Un giorno sarò un supereroe ricco e famoso, ma per adesso ho a che fare con questi imbranati a scuola. Mi piacciono i videogiochi e sono un poltrone. Non esco quasi mai da casa senza che la mamma mi trascini. Questo è mio fratello Roderick. Fa parte di un gruppo musicale che si chiama i Loaded Diaper, che è quasi famoso. Va bene, forse no, ma suona ai concerti e solo metà del pubblico se ne va per il mal di orecchie. Questo è uno dei suoi amici, che è anche nel Loaded Diaper. L'unico motivo per cui Roderick lo ha fatto entrare nel suo gruppo musicale è che nell'annuario della scuola era stato nominato il bambino con il futuro da rockstar. Questo invece è il mio nonno. Lui vive al Happy Residence, un posto per persone anziane in pensione. Il Happy Residence è anche il luogo dove si svolge la mia storia, il mio segreto, il segreto che conosce solo Roderick, che adesso conoscerete anche voi. Io e Roderick eravamo al Happy Residence per fare compagnia al nonno. A nonno piace guardare le telecamere dell'ingresso dei appartamenti perché gli fanno ridere per un motivo sconosciuto. È noioso da pazzi e io ero incredibilmente annoiato. Poi ebbi un'idea. Tirai fuori il mio vecchio giornale di bordo e cominciai a scriverci dentro. Ma tirare fuori un libro con la parola diario scritta sulla copertina non fu una buona idea. Nell'istante in cui presi il mio diario, Roderick me lo strappò di mano. Mentre correva via, però, Roderick si inciampò nel gioco che avevamo lasciato fuori e cadde a terra, con anche il diario. Allora io afferrai il libro e corsi fuori dall'appartamento, giù per le scale e dentro i bagni pubblici dell'ingresso. Mi chiusi dentro il bagno più vicino e mi misi sopra il gabinetto a strappare le pagine del diario. Dopo un po' sentii un rumore e mi immobilizzai perché pensavo che fosse Roderick. Qualcuno entrò dalla porta, ma non c'erano più rumori. Guardai fuori dal bagno e vidi una donna allo specchio che si metteva il trucco. Stavo per dirle che era nel bagno sbagliato quando un'altra donna entrò nel bagno accanto a me. A quel punto capii che ero io ad aver sbagliato. Ero nel bagno femminile. Rimasi lì per tanto tempo. Non potevo uscire perché c'era sempre qualcuno. Probabilmente qualcuno mi vide e chiamò il servizio di sicurezza, dicendo che c'era un guardone nel bagno delle donne. Ovviamente nonno e Roderick videro tutto sullo schermo delle telecamere interne. Ancora adesso Roderick minaccia di raccontare tutto a scuola. Se lo farà di sicuro aggiungerà dettagli piccanti.